di credinucci. Guarda cosa c'è qui. Se fai il bravo, dopo ne avrai uno. Sono stato bravo. Dopo. Un cremino meno. Vai e fai il bravo. È un'operazione. Guarda, lo metto qua. E fai il bravo, perché sennò poi si scioglie. L'incredibile crimi! C'è qua davanti! Ti posso dare una legatina? Essendo di crimi è un problema. Mio. Ma sei vera? Certo, amore, certo. Sei proprio... Sono proprio io. Tempo che non ci vedevamo. Amore, la smetti di sputare? Perché sennò, cremino, non te lo do. Va bene, va bene. Guardaci se come eravamo. Se poi mi sento male, colpa tua. Ecco allora. Grazie. Come ciao! Vedete. Ciao Alini! Ciao! Il trucco è questo. Hai visto? Sono andato come si chiama? Dallo scalzacani, mi sono appena rifatto il pelo. Ma non ho perso il vizio. Qua non sei mai stato così alto in vita tua. È vero. Allora mi mettono nell'ultimo banco. Aspetta un attimo. Quindi tecnicamente, a parte il fatto che noi fossimo nascosti, seduti, schiacciati sotto un bancone di altezza oppressi un metro, la tecnica è questa. Degli schiavi. Io nella fattispecie sto muovendo la testa e il ciuffo, e la Donatella sta muovendo le mani. Il trucco è quello di fare le cose insieme. Bisogna stare attenti a non intrecciare le mani, sennò poi ti devono venire a salvare. E poi bisogna doppiare a sincrono. Vai Pietro. Sì? Cosa devo fare? Parla. Parlo? Sì, parlerò davanti a voi. Racconterò tutta la mia vita. Non posso... tutto. No. Quello che manca qua cosa ho mangiato è il video. Quello che manca è il video. Perché lui vedeva il pupazzo su uno schermo frontale, quindi in questo caso non lo vede l'inquadratura e tutto quanto, riusciva a dare la voce. Esatto, se siamo inquadrati siamo costretti a parlare. Pietro, a questo proposito, tu che hai doppiato un sacco di personaggi, un sacco di cose, ma non ho fatto nulla. Volevo solo chiedere una cosa a Pietro. No, ti faccio la permanente. No, ti chiedo, quanto è complicato? Tu magari sei in studio di doppiaggio, devi doppiare un film o una serie o immedesimarti nel personaggio, dici. Sì, o comunque una cosa che non puoi vedere prima, non hai una clip. No. Vedo come fa, vedo che espressioni fa e mi penso un qualcosa. Teoricamente nel doppiaggio più guardi un personaggio, più te lo spiegano, più se però te lo spiegano tu devi capire.